parla? Certo, certo, prego. Prego. Quello che ha fatto il signore in realtà non è una novità. Da uno studio effettuato da Trek in occasione del lancio della Emonda è stato constatato come l'atteggiamento più tipico fatto dai clienti in procinto di acquistare una bici è proprio quello di sollevare la bicicletta, tirare le leve dei freni e dare questi piccoli ticchetti sul tubo orizzontale per verificare la fattezza e la consistenza del telaio. E che carbonio su questa Emonda! E allora, amici di Endu Channel, amici di Angelo Furlana, eccoci qua pronti a danzare sui pedali. Ci siamo stasera, vedo che siete già caldissimi sui blocchi di partenza, caldissimo, lo sono anch'io perché ho appena finito di fare uno sforzo incredibile e ho la carica giusta, la carica delle endorfine piene, pronte per partire a testare questa macchina da guerra in senso buono, che ci fa danzare, volare sui pedali. Voi direte cosa fa un velocista con una bici da salita, lo vedrete stasera, ma vedo lì una persona, un atleta più di me. Paolo, hai finito di girare per l'Italia, vedo che vai in Rai, fai il modello, fai l'influencer, sei bello come il sole, vorrei vederti a parti invertite, io che ti commento e tu che te pedali. A parte gli scherzi, lo speaker del Giro d'Italia, l'abbiamo visto anche commentare il ciclocross sulla Rai, è un piacere, un onore per me essere qui al fianco dello speaker che ritengo uno dei più bravi speaker del momento. Signori e signori, Paolo May, cosa ci racconti, Paolo? Ma intanto non esagerare, grazie per questi complimenti che non so se sono dovuti. È un piacere vederti, Angelo, è un piacere vederti soprattutto sorridente. La domanda è sì, ho finito di girare l'Italia almeno per queste feste così anomale. Che dire, bello vederti di nuovo in diretta su Endu Tech & Test, è una bellissima occasione per vivere momenti indimenticabili. Si è già visto qualcosa prima da questa sorta di aperitivo, perché oggi poi è davvero un aperitivo, poi capiranno da casa il perché. Però sai che la novità di giornata è che non siamo solo in due dall'inizio, ma dall'inizio c'è anche il marketing manager di Trek Italia. Buonasera, ben arrivato Rudy Pesenti, come stai? Ciao ragazzi, ciao, tutto bene? Senti, io e Angelo siamo un po', come dire, abbastanza estroversi, abbiamo deciso di darti del tu, di introdurre subito la tua figura che comunque è di per sé molto importante. Marketing manager di Trek Italia, un ruolo davvero molto molto importante. Vuoi raccontare anche quello che è il tuo lavoro, di che cosa si occupa un marketing manager di un'azienda così importante? Sì, innanzitutto buonasera a tutti. Il mio ruolo esattamente per l'ultimo anno ho gestito sì tutto il reparto marketing, adesso è entrata una persona nuova e quindi ci siamo divisi un attimino le competenze e quello che facciamo. La mia parte principalmente riguarda la gestione dei media dell'azienda, quindi il rapporto con tutti i media, gli eventi, e spero di poter ricominciare a riprendere un po' velocemente in quanto è veramente la cosa che mi piace di più fare in azienda. Tutte le volte che abbiamo delle attività insieme al team Trek Segafredo ho i contatti io, quindi è una cosa che mi piace molto avere il contatto anche con il team professionistico, e poi appunto do una mano su tutta la parte delle sponsorizzazioni, soprattutto non sugli accordi in quanto in matematica io non sono mai stato tanto bravo, più parlare con gli atleti e magari coinvolgerli nelle nostre attività, nei nostri eventi, quello sì, lo faccio un po', mi viene un po' meglio. Grazie, grazie Rudy. Tu, Angelo, invece come andavi in matematica? Dalla faccia non credo tanto bene, siamo colleghi anche lì, no? Perché io andavo mai. È un problema, perché poi, sai, io adesso vado a parlare nelle scuole, a dire ai ragazzini che si devono impegnare, però la realtà è io che in matematica ero un somaro, mentre nelle materie, quelle un po' più tipo fare i temi, le altre cose, andavo via alle... Si dicono come? Umanisti, umanistiche. Umanistiche, grazie, grazie. In quelle materie umanistiche, sai, io mi staccavo, andavo a allenarmi, ritornavo, avevo bisogno del voto, studiavo. Ma matematica, se salti la prima volta che non sai come si fa uno più uno, poi non puoi fare le equazioni, no? E io mi agganciavo quando era il momento di fare le equazioni, però avevo saltato la lezione in cui mi avevano insegnato a fare uno più uno, per cui
era tre fisso il mio voto in matematica, diciamo in altre materie andavo molto meglio e me ne pento, però dai, un po' alla volta, adesso per fortuna ci sono le calcolatrici, non si dice bambini all'ascolto, non seguite l'esempio di Angelo Furlan. Io volevo ringraziare le tantissime persone che sono in linea, quelle che vedo, Ilaria, Beniamino, Luca, Francesco, Massimo, Lorenzo, Paolo, Flavio e tutti gli altri che hanno fatto un sacco di commenti fino adesso. Ricordatevi questa Tech & Test, i protagonisti siete voi, la Fede, ciao. Ho visto prima Fede che hai scritto al buon Giorgio della Trek che il colore ti piace molto, quindi Giorgio segna, è già passato Babbo Natale, però per l'Epifania è una cosa, questa sera mi hanno detto Angelo devi essere imparziale, ma abbiamo qui una personalità, non possiamo parlare male della Trek stasera, come facciamo? No, faremo un giudizio imparziale, perché non siamo qui a fare lusinghe, anche se ti devo dire che... Io penso che sia impossibile parlare male di quella Trek. Guarda, io sono uno di peso sulla bici, lo ero quando correvo, lo sono ancora più adesso, i puristi della bici quando vedranno le immagini diranno ma questo qua con la panza cosa fa, prova una bici da salita. Ci sono delle cose interessanti, soprattutto il binomio leggerezza-torsionalità, ok? Quindi ricordo a tutti quanti, il format è Endu, Angelo Furlan, quindi i protagonisti siete voi. Lasceremo parlare le immagini, ma poi lasceremo parlare voi e quindi siamo qua, disponibili per le vostre domande, ok? Quindi beh, direi che, cosa dici? Possiamo avere qualcosa o no? No, direi che ci siamo. Direi che è quasi il momento di lanciare il prossimo contributo, però ti vedo un po' sudaticcio ancora, forse da quello che hai fatto prima, eh? Faticato oggi. E poi allora, ho una domanda per quelli da casa, però scusa, tu vai avanti con il sudore, poi io volevo chiedere una cosa agli amici da casa. Non ti scappa niente. Possiamo sorvolare, magari lo spieghiamo dopo, dai, facciamo vedere un po' di immagini, dai, che sono andiamo. Lì che fanno vedere sta bici come va. Nel 2014 Trek presentò un modello di bici rivoluzionario da affiancare alla Domana e alla mitica Madonna, la Trek Emonda. Il termine Emonda viene dal francese Emondea, che significa potare, mondare. Questo è proprio quello che ha fatto Trek con questa bici. Ha eliminato tutto il superfluo. L'Emonda deve essere una delle bici più leggere sul mercato, e lo è. Il telaio pesa meno di 700 grammi, un bel vantaggio in salita. Eppure è anche aerodinamica, guardate che tubi grandi. Ma come fa a mantenere un peso così basso come quelle bici magroline coi tubi sottilissimi e per niente aereo? Ci riesce grazie al nuovissimo carbonio OCLV 800, che contiene fibre più resistenti del 30% rispetto a quelle della serie 700, ma ha la stessa rigidità. Così ne usano meno e con oltre 50 stratificazioni. Sappiamo che c'è carbonio e carbonio. Questo OCLV 800 segna un nuovo vertice perché permette di non dover scegliere tra aerodinamicità e leggerezza. Ci sono voluti oltre 2 anni di sviluppo degli ingegneri Trek per arrivare a questi risultati, aiutati dai test dei ciclisti della Trek Segafredo. Ora dobbiamo solo vedere come va, non le faremo sconti! Meravigliosa, che colorazione, la prima cosa che mi salta all'occhio è la colorazione e le forme di questo telaio, che è indiscutibilmente una bicicletta da salita, però con queste forme così aerodinamiche io ti faccio una domanda non così scontata, come ti sei trovato invece in pianura, Angelo, con questa bici? Sì, ma come ben sapranno chi ci segue, chi mi segue, sapete che uno dei nostri marchi di fabbrica è l'imparzialità. E una cosa molto importante da notare in questa bici, come dicevo all'inizio, per uno come me che è abbastanza pesante, io sono stato sempre un po' diffidente verso le bici da salita perché quando ci montavo io in cima flettevano, mentre erano molto adatte per gli scalatori. Sappiamo che l'Italia sogna quando si immagina di danzare sui pedali, di andare in salita. Chiaramente un atleta come me, abbastanza corpulento, ha sempre un po' evitato le bici leggere perché c'era questo discorso della flessione. E la prima cosa invece che ho sentito, proprio l'alta qualità del carbonio e delle resine utilizzate da Trek, è proprio questa peculiarità, nel senso riuscire a contenere i pesi mantenuti, molto contenuti, scusate, senza compromettere la resistenza del telaio. E comunque con un buon assorbimento, questo dovuto dalle resine, dal carbonio e dall'alta
dall'alta qualità, ma soprattutto anche dal manubrio integrato in carbonio e tante componentistiche, per cui non hai quella sensazione quasi di, io la chiamo, mutuandolo un po' dalla mountain bike, di bobbing che hai con le bici troppo leggere, perché quando ti alzi sui pedali la bici ti viene dietro anche nei rilanci e in pianura. Nota di colore, intanto vedo, grazie Angelo, Jimmy, Nada, Mattia, Roberto, tutti che state scrivendo, poi vi rispondiamo, ovviamente cerchiamo di rispondere il più possibile. Nota di colore, la cosa più difficile di questo bike test, ho dovuto dire 6 volte aerodinamicità, vedi che non ce la faccio neanche adesso, aerodinamicità. Compra una vocale, aspetta. Prova che arriva la vocale. Aerodinamicità? Vedi che sei un esperto. Fortuna. Sei un grande, riprova. Riprova aerodinamicità. Adesso. Aerodinamicità. Vedi, è per quello che sei lo speaker del Giro d'Italia. Vedi? Ma che... Senti, bene, no, io volevo chiedere a quelli da casa come mai tutti salutano solo te, non c'è quasi nessun commento su di me, solo ciao Angelo, un plebiscito, sto perdendo 80-0 praticamente. Ma siamo di parte. Un appello, perché... se qualcuno magari mi scrive un ciao Paolo anche per me, no? Può arrivare. Scrivete ciao Paolo, vedete che è molto più bello di me Paolo. Ciao Paolo, perché... ciao Angelo, ciao Paolo, grande Paolo Squizzato. Forse è un tuo amico? È un tuo amico? Non lo conosco, però da oggi siamo amicissimi, io e Paolo Squizzato. Allora, per i vicentini all'ascolto, avete visto che oggi Paolo, l'altro giorno, ha fatto il modello con una bici vicentina, quindi cominciate, vai Paolo May. Giacomo Tipo Pellicini, ma Paolo farà karaoke? Beh, tu lo sai che io, lo so che non frega niente in questa chiacchierata sulla Trek, ma io in passato facevo le serate di karaoke. Quindi alla fine della diretta canteremo insieme qualcosa, io e te, se vorrai. Magari insieme con Rudy, che sta sorridendo lì sotto. Io faccio la base, mi manca. Me ne tolgo se posso. Vabbè, quindi si toglie direttamente il marketing manager di Trek Italia. Intanto qualcuno ha scritto ciao Paolo, un personaggio di cui io ero testimone di nozze, quindi sicuramente di parte. Però ritornando un po' seri, anche se è difficile, Angelo, tra me e te rimanere seri, beh, abbiamo parlato della... pianura, invece la salita? Sì, è una bici che chiama la salita, anche se lo sappiamo, la prima cosa, l'avete visto all'inizio, amici all'ascolto, la prima cosa che fanno tutti, è proprio stata fatta una ricerca, come ho detto all'inizio, da Trek, e ve lo confermo che la prima cosa, provate a pensare anche voi, immaginatevi, la prima cosa che fa uno, alza la bici, poi batte sul telaio, che se uno dice che il telaio è suo, fa, in Veneto fa, ma cosa battito sul telaio, cosa batto? Sentono, se suona come le angurie, no? Tin, tin, tin. E uno dice, ok, vediamo. Chiama la salita, perché tu la senti proprio sotto che va. E devo dirti che quando sono andato in pianura mi sono alzato proprio, sarà anche questo insieme, proprio studiare le forme aerodinamiche, studiare i materiali nell'insieme, quindi manubrio, telaio, sella, movimento centrale, poi ne parleremo anche nel test, sono una cosa nata nell'insieme, ruote scelte. Però poi quando tu inforchi la salita senti che proprio ti spinge, e non è facile, perché si dice sempre alle persone, ma cosa ti prendi una bici leggera che c'hai la panza, che devi calare 10 kg, non serve niente che ti prendi una bici leggera. Io ti posso dire per prova diretta che questa volta non è così. Io che adesso sono pesante, dopo tanti anni da asceta, mi sto godendo un po' la vita, non sono certo in dieta in questo momento, ti posso dire che pur essendo in questo momento abbastanza pesante, caspita, ho sentito una differenza incredibile in salita, cosa che altre volte non avevo sentito, ok? Anche se non sono propriamente in forma, per cui la prima caratteristica che ho sentito è questo, è una bici da salita. Andiamo a vedercela come si comporta in salita questa Trek Monda? Dai che fremano, sono lì sui blocchi di partenza. Andiamo. Salita, salita, salita. Il terreno ideale, i colli impervi ce li abbiamo qua dietro e allora non ci resta che andare a provarla. Ovviamente da sprinter si può pensare che la salita non sia il mio terreno preferito e ne avete ben donde. In realtà, da ciclo amatore quale sono, ciclo innamorato, a me la salita piace molto. Il problema è con chi la affronti, perché se la affronti per conto tuo può darti grandi soddisfazioni. Se invece hai un amico che
che pesa 50 kg vestito, e allora è un altro paio di maniche. Sta di fatto che, così come mi piace assaggiare la bici in pianura, la sto assaggiando in salita, e come avrete notato è un bel po' di tempo che sono in piedi senza apparente difficoltà. Questo perché le geometrie studiate da Trek sono un ottimo equilibrio tra quello che Trek ci aveva abituato a farci vedere, ovvero prima di questa Emonda si poteva scegliere tra geometrie H1 o H2, quindi spinte racing o più morbide con un tubo pilota qui più alto. L'equilibrio qui è stato raggiunto con una geometria di H1,5 studiata in collaborazione proprio con il blasonatissimo team Trek dei professionisti. Le ruote Montrager Mozzi DT Swiss, anche queste non potevano non essere super leggere. 1350 grammi la coppia, anche qui pesi piuma. È chiaro che nell'immaginario comune del ciclismo si guarda sempre tantissimo la leggerezza, e è importante, come dico da tempo, stare attenti che questo non diventa l'unico obiettivo, perché se poi mi ricercate la bici super leggera ma vi mangiate una fetta di prosciuttone, che farebbe anche bene, o mangiate come dei piccoli cinghialini, ecco che magari questa bici non svilupperebbe il massimo potenziale. Se siete persone molto in forma, beh, con uno strumento così leggero io mi sto sentendo veramente bene. Quello che sento maggiormente è proprio questa sensazione di incredulità. Spesso e volentieri, come dicevo prima, andare sotto a certi pesi significa anche magari pregiudicare della rigidità. Qui sto proprio facendo delle prove di passare dal rapporto piccolo, rapporto grande davanti, e il cambio non ha la minima incertezza, ma anche il telaio non ti risponde, come non fa da cassa la risonanza, tipico di quel telaio che quando togli peso togli anche consistenza al telaio. Allora sto salendo facile facile, la salita sotto di me scorre veloce, e questo ha già dell'incredibile, ve lo posso assicurare, però a me non basta, io voglio sentire cosa succede qua in mezzo, voglio vedere che non ci siano quei classici fenomeni che non si possono definire di bobbing come avviene nella mountain bike, ma a me sembra quasi, quando provo certe bici, che faccia questo effetto. Allora passiamo al test Furlanite, vale a dire sto andando a una velocità di 15 km orari e voglio portarmi a 30 km orari. Questo è un test duro sia per il cambio sia per i momenti torcenti che io andrò a generare nel telaio. Voglio sentire che la bici non faccia quel famoso effetto chewing gum delle bici molto leggere. Proviamo e andiamo. Non so quanto resisto, ma pochi secondi bastano per farmi capire. Vai! Vai ancora!
Ok, se mi siedo. Allora, è chiaro che non vado a ricercare la rigidità di un modello da pista, perché non è l'obiettivo di questa Emonda. Però cosa succede? Che sono arrivato in cima a questa salita con una facilità estrema e, in senso buono, questo può essere pericoloso, eh? Io sono abituato a voler bici molto rigide, molto prestanti, con questi prosciuttoni, però qui ti si accende una scintilla e lo scalatore qui ha, in senso buono, veramente una macchina da guerra. E siamo tornati qui, ma intanto non mi ricordavo che sono andato su così forte, quasi più forte di quelli. Adesso non fare il modesto o il falso modesto, vogliamo sapere da casa, tra l'altro da casa preparate le domande, perché tra poco sarà il momento di condividere le vostre, ma ce ne sono domande, sono tantissimi, tra l'altro ci dicono dalla regia che ci stanno seguendo in diretta. Angelo, una domanda, ma alla fine... che cosa stupisce di più? La rigidità, il fatto di rilanciare con una certa facilità, soprattutto su quale salita tu hai testato questa Trek Emonda? Sono curioso. Allora, l'ho testata sulla salita finale del Raposso, che è una salita che ha pendenze 7-8%, intanto vedo che i vicentini già stanno commentando che è la salita finale prima del Monte Berico della tappa che vinse Gilbert al Giro d'Italia, tappa molto sotto la pioggia battente, tra l'altro. Esatto, esatto, è una salita, non diciamo, non ha pendenze del 15-16%, però rappresenta pendenze dell'8%, è una salita abbastanza ostica, non è una salita da far di rapportone. Allora, quello che stupisce di questa bici, perché sai, quando tu fai, a me è capitato, capita e mi capiterà di testare moltissime bici, quando tu leggi i testi e fai i bike test, qualsiasi azienda ti scrive, la bici va bene in pianura, in salita, in discesa, in curva e assorbe le sconnessioni. Poi però, giustamente, le persone che stanno guardando, e siete tantissimi, vi ringrazio, ciao Luca, Alessandro, Davide e tutti quelli che hanno commentato fino adesso, ciao Cristian, ciao a tutte le ragazze che ho visto, che sono sempre in aumento il pubblico, viva il ciclismo rosa. Tutti dicono, va bene in salita, in discesa, come avete visto, a parte che la telecamera ti fa prendere 9-10 kg, ve lo dico, per tutti quelli che stanno dicendo, ma guarda Furlan che panza che il gatto. Ma no, non è vero, dai. Io poi vengono qua alla lounge e dicono, allora, però no, in televisione sembravi più grosso, però quello è nascosto. Non è un problema. Se tu salisti su quella bicicletta sembrerei uno di 54 kg. Va bene. Allora, intanto ciao Pier Antonio, ciao Debora. Allora, in pianura e velocità mi sono trovato bene, mi scrive Debora, ma mi sono trovato, allora, veramente io non ho bisogno di far lusinghe e a Trek siamo qui per fare un test obiettivo, perché le persone ci stanno guardando per quello. È la prima volta che io sento una bici così leggera che ti viene dietro, anche se esprimi potenze, perché comunque... Quando ho fatto l'ultimo test che avete visto, comunque tu spingi 7-800, ovviamente sei oltre il V2 Max, sei in zona 6 per pochi secondi, però è proprio lì che dai, non dico tanto dei watt, ma dei newton, che si intende un po' di fisica, molto forti, che sollecitano il telaio. Qui si vede la bontà dei materiali che sono stati implicati, ma qui si vede finalmente aver raggiunto quell'equilibrio giusto tra leggerezza e resistenza del telaio, cosa che fino ad oggi era abbastanza un'utopia nel mondo della bici, perché io per primo ho sempre detto, ragazzi, attenzione con i pesi dei telai, perché andiamo a compromettere la resistenza. Quello che è riuscito a fare Trek qui, che è riuscita a fare Trek, è riuscita a creare una bici leggera che non sfarfalla, che non ritorna alle vibrazioni, che non perde stabilità, ed è riuscita in quella, in quella, diciamo, obiettivo che hanno tanti telaisti di unire
leggerezza, resistenza e anche a livello torsionale ti viene dietro. Quindi questa è la caratteristica che più ti stupisce. Ho visto delle domande prima che mi dicevano, ma è adatta a uno pesante? Se ha fatto la differenza con il sottoscritto, che è chiaro che io ho un passato da professionista, ma come vedete, le immagini parlo da sole, sono fuori forma in questo momento dal punto di vista dell'estetica, ok, mia personale. Però vi posso assicurare che io quella salita lì la faccio tante volte, perché è dietro casa mia e non l'ho mai fatta negli ultimi 7-8 anni così facilmente. L'abbiamo fatta 2-3 volte per fare le riprese e ti veniva voglia di far salita. E ve lo dice un velocista, ok? Io non vendo Trek, non prendo percentuali da Trek, abbiamo testato tutte le bici, quello che vi sto dicendo è vero, per cui abbiamo, sapete che mi piace le cose resistenti, dure, cruente, e qua in salita la senti tanto, e io ho sentito veramente tanto, tanto, tanto miglioramento in salita, cosa che altre volte non ho sentito, ok? Grazie, questa Angelo. È la caratteristica più forte che c'è. Molto interessante. Beh, si dice molto spesso che certe biciclette riescono ad avere un'evoluzione particolare grazie ad un laboratorio particolare, che il più delle volte è il laboratorio delle formazioni di ciclismo professionistico. E vorrei introdurre nuovamente il marketing manager di Trek Italia per parlare di questo laboratorio, un laboratorio non troppo immaginario che è rappresentato da una delle squadre più forti al mondo del circuito del World Tour. Ne vogliamo parlare, Rudy? Certo, assolutamente. Innanzitutto volevo dire a Angelo che ha fatto veramente un ottimo test e mi è piaciuto molto anche il modo in cui ha provato la bicicletta, gli sforzi che gli ha fatto fare, quindi complimenti, perché mi è piaciuto veramente molto. E tra l'altro è la prima volta che noi di Trek facciamo testare a Angelo la nostra bicicletta e sono veramente molto soddisfatto di cosa ne è uscito. Per quanto riguarda il team Trek Segafredo, sicuramente è importantissimo per la ricerca e lo sviluppo dei prodotti da parte di Trek. Trek crede tantissimo in appunto nel cercare nuove tecnologie, nell'essere all'avanguardia sul mercato e avere i corridori di cui alcuni veramente hanno un'ottima sensibilità. Penso anche nel passato, quando è stato fatto il prodotto Endurance della Domani, è stato utilizzato Cancellara in tutto per poter creare questa bicicletta, così come Le Monda è per tre anni è stata studiata per arrivare a questo risultato. Ho fatto una chiacchierata giusto qualche settimana fa, penso 3 settimane fa, con Nicola Conci in azienda, e lui ha utilizzato Le Monda sia l'anno scorso nella versione vecchia che quest'anno nella versione nuova, e dice esattamente quello che dice anche Angelo. Infatti mi ha detto, se l'anno scorso comunque io, passando dalla Madonna per la pianura alle Monda, dovevo risettare un attimo la bicicletta, la mia posizione, sentivi la morbidezza delle Monda, quest'anno questo passaggio non è più così drastico, nel senso che io posso passare dalla Madonna alle Monda, avere una bicicletta più leggera e comunque con una reattività molto molto buona. E quindi è un po' quello che diceva Angelo, che anche non c'è più questa differenza incredibile tra la bici da pianura e la bici da salita, ma abbiamo una bicicletta leggera che riesce ad essere utilizzata anche per la sua rigidità. Quindi sì, così come ne ho parlato anche con Vincenzo Nibali, ovviamente mi si era accorto subito di qualche piccola modifica a livello di misure tra il modello vecchio e quello nuovo, e studiavamo insieme che cosa era stato modificato. Sono cose che la sensibilità di un corridore si accorge e in una gara fa guadagnare parecchio. Ho anche un paio di dati sul nuovo telaio, che in pianura si guadagna con questo nuovo telaio rispetto a quello precedente 60 secondi, quindi un minuto su un'ora di gara soltanto in pianura, e 18 secondi su un'ora di gara prendendo come riferimento una salita all'8,1%. Quindi questi sono i dati che abbiamo anche su come è migliorato il telaio, che pesa 60 grammi in meno rispetto al precedente e ha il 30% in più di resistenza rispetto al precedente.
Beh, dati interessantissimi. Hai parlato, Rudy, di Nicola Conci, l'atleta della Valsugana, uno di quelli che ha partecipato all'ultima edizione del Giro. Ricordiamo, oltre a Vincenzo Nibali, anche Giulio Ciccone, Mats Pedersen, Julien Bernard, Jacopo Mosca, Gianluca Brambilla. Insomma, sono tanti quelli che stanno utilizzando questa bicicletta a livello professionistico. Però, caro Angelo, mi rivolgo a te. Io sono curiosissimo. Abbiamo parlato di salita, abbiamo parlato di pianura, non ci rimane che testarla nel mio terreno preferito. Nel tuo? Sì. O nel mio? Dove si fa meno fatica. Allora il mio, anche perché anche ho visto delle domande prima. Intanto ringrazio perché tantissime persone all'ascolto, grazie mille, fra poco passeremo alle domande. E ho visto una domanda per collegarci con quello che faremo vedere adesso, che mi dicono, e andiamo a sfatare un luogo comune che è legittimo che sia, perché succedeva questo fino adesso, ovvero sì, va bene in salita, però poi in discesa cosa succede? Vibra, perde stabilità, lo sterzo diventa leggero? Andiamo a vedere cosa succede. Si rischia di confondersi le idee con questa emonda, perché la salita sembra la discesa, però noi siamo cattivelli e voglio vedere in discesa cosa succede. La lancio 70-80 km orari e incredibilmente stabile. Mi sta facendo il senso buono arrabbiare, eh? Discesa, arrivo, stacco fino all'ultima, butto giù nella curva, vado in appoggio, ancora esco e rilancio. Chiaro, non ho quella sensazione che posso avere con una bici iper rigida da volata, ma io penso, una persona più leggera come di me sicuramente ha un buon senso di stabilità. Anche qui, che la strada è sconnessa, l'assorbimento è buono, la sento un po' più leggera davanti sull'avantreno, ma chiaramente i freni a disco in questo momento fanno il loro dovere e arrivo all'ultimo stacco, butto lo sguardo fuori all'esterna, spingo ancora e chiude bene lo sterzo solo con una leggera pressione nella parte del corpo. Faccio una prova, non fatelo a casa, sono a 60 km orari, non fatelo a casa questo, mi raccomando. Ok, strada sconnessa, non me lo sono inventato io, avete visto cosa succede, eh? E ancora giù, lancio. Allora, la sensazione che senti è leggiadria, che è in antitesi con chi c'è sopra, eh? Non mi sono mai sentito così leggero. Pensavo, ti dà soddisfazione salire così leggero, anche se leggero non lo sono, e proprio questa è, ti sembra proprio di fluttuare, indipendentemente da chi c'è sopra. Quindi questo moto volvente che continui, sali, e in Italia le salite piacciono tanto e questa bici può piacere veramente tanto. Ah, dimenticavo, il peso, ma quanto pesa? Ta-tan. Ho mangiato io spinaci o è veramente leggera, eh? Beh, bello, divertente, bravo Angelo. Ti ho visto un po' arrugginito nei rilanci. È suonato quello lì che prova le bici. Davvero, è incredibile. Quando ha detto di non fare da casa così e poi lo faceva, era incredibile, stupendo. Allora, questo è in risposta alle tantissime domande e vi ringrazio perché il programma è vostro, ragazzi, che state seguendo, e ragazze soprattutto. In risposta che diceva, sì, ma in discesa? Non è che abbiamo fatto un fotomontaggio, eh? Mi raccomando, strada chiusa, atleta professionista. Non fate quella roba lì, di mollare le mani a quella velocità lì, eh? Però, per fugare qualsiasi dubbio, io non lavoro in azienda Trek, ok? Non faccio parte della Trek. A casa utilizzo un'altra bici, ok? Avete visto cosa è successo quando ho mollato le mani, eravamo a 70 all'ora, ok? Quindi la bici restava sui rotaie e quando ho detto che mi ha fatto arrabbiare in senso buono, è vero, in senso buono, perché da velocista dici sì, è leggera per scalatori, però poi sai,
in discesa vedrai come flette o come ti si alleggerisce lo sterzo. Nelle bici che sono troppo leggere, in cui hanno esagerato nell'alleggerirla, tu hai un problema con il tubo pilota o hai un problema col movimento centrale o con l'inclinazione dell'insieme. Per cui la prova del 9 da fare è quella di provare ad alleggerire la tensione sul manubrio. E nelle bici che non sono fatte bene, che hanno esagerato con la leggerezza, inizia a sfarfallare così la forcella, ok? Lì cosa è successo? Era su un binario, per cui non mi sono inventato niente io, eh? Per cui solo complimenti, bisogna fare solo complimenti. Senti, ho visto che la regia prima ci ha passato un commento da casa di Luca Ponzelli, eccolo qui. Quanto incide il perno passante nella rigidità del telaio? Questa è una domanda interessante, perché il perno passante ha rivoluzionato in un certo senso la rigidità dei telai delle biciclette, anche nella parte anteriore soprattutto. Sì, chiaramente viene mutuato anche dal mondo off-road questo. Le prime che uscivano, adesso il telaio nasce nativo, come abbiamo detto in altre puntate, per il freno a disco, quindi vale a dire che in fase progettuale vengono considerate anche i grossi momenti torcenti che ha il freno a disco, soprattutto nella forcella, che non è una forcella di una moto, ma è una forcella che pesa 365 grammi, ok, che deve sostenere una forza frenante impressionante, e questo è un piccolo miracolo. Per cui non senti la bici che gira da una parte, e è chiaro che il perno passante influisce in maniera positiva laddove tu hai un sostegno del materiale che c'è attorno. La grande sfida di Trek era quella di alleggerire il tutto nell'insieme pur mantenendo una resistenza. E come avete visto, perché le immagini parlano, non è che io devo fare la pubblicità alla Trek, le immagini parlano, io arrivavo al limite, staccavo, andavo in inserimento e teneva. Non aveva il fading, quel fenomeno che ti porta fuori, tipico dei telai che non resistono la forza frenante del disco e quindi ti portano fuori. Perno passante incide molto laddove, come in questo caso, in maniera nativa vengono fatti degli studi sulle grandi forze che intervengono in maniera frenante. Per cui incide molto laddove c'è un telaio che sostiene. E il miracolo è leggero così, fino ad oggi non sosteneva, adesso sostiene. Bello, grazie, grazie Angelo. Antonello Catroppa, sì, bellissima, però Belin, quindi lui scrive da Genova probabilmente, è una bici da 11.000, Belin. Poi evito di continuare, credo che sia... Non me ne vogliono i genovesi perché i vicentini sono peggio, io sono di Vicenza... No, scherzo. No, ma io dicevo genovese solo per il Belin. Sono allineati con i top di gamma degli altri marchi e comunque sono prezzi importanti, questo sì. Devi trovare un difetto, 11.000 euro, sì, è tanto, guardate i cataloghi delle altre aziende, sono tutti allineati. Sì, oltre a questo vorrei aggiungere una cosa. Sì, questa è una bicicletta top di gamma, una Project One, quindi personalizzata con la possibilità di mettere la componentistica che vuoi, la colorazione che vuoi, ed è molto importante, certo non è per tutti, però il nostro catalogo, la nostra gamma di biciclette non parte da 11.000 euro. Per esempio, possiamo avere una bicicletta sempre con il telaio SLR, quindi con lo stesso identico telaio, parte con l'SLR6 montata al Tegra da 6.199 euro, possiamo scendere ancora, quindi c'è il telaio SL che ha le stesse identiche geometrie, il telaio è lavorato in modo diverso, quindi la bicicletta risulterà un attimino più pesante, ma qui partiamo da 2.699 euro con l'SL5 montata con lo Shimano 105. Quindi la gamma è completa, sotto volendo c'è anche le Monda in alluminio, non ha le stesse geometrie, partiamo dai 1.600 euro. Voglio dire, la gamma è completa. Anche io quando vado, devo scegliere che automobile cambiare, non vado a vedere la Porsche se non ho questa disponibilità. Sicuramente c'è la possibilità di avere per ognuno la bicicletta più adatta, sia a livello di portafoglio che a livello di esigenze. Però partiamo dal presupposto che telaio identico a quello che è stato provato, magari con una versione un pochino più pesante, partiamo dai 2.699 euro, che non mi sembra un prezzo così esagerato. Poi certo, siamo allineati assolutamente alle altre case. Questa che abbiamo fatto vedere è sicuramente un top di gamma, ma possiamo partire da molto, molto più bassi e avere una bicicletta comunque molto, molto performante. Questo sì.
Molto interessante. Abbiamo Saverio Pertosa che dice: volevo sapere se esiste ancora la variante H1 e H2, tubo sterzo un po' più lungo. Grazie. Trek ormai praticamente sia sulla piattaforma Madonna che sulla piattaforma Emonda è passata all'H1,5. C'è la possibilità ancora di ordinare il telaio con la variante dello scorso anno. Però bicicletta completa, sia la Madonna che le Monda hanno l'H1,5 ormai come standard. Grazie. Io direi che questa è una cosa interessante, sia Rudy, Paolo, ma soprattutto per chi mi ascolta, perché comunque mi è capitato qui da me, nel lavoro di bike fitter, di toccarne con mano tante di track. Da ex professionista ed attuale amatore, cicloamatore, questa scelta la reputo molto intelligente. Mi hanno chiamato per fare un articolo proprio sull'argomento in questi giorni e io vi voglio fare i complimenti per questa scelta, perché la tendenza che c'è stata in questi ultimi anni da parte delle aziende è stata quella di assecondare più le esigenze del ciclismo amatoriale che quelle dei professionisti. E si sono ribaltate le cose, vale a dire che adesso quasi quasi i professionisti si devono adattare alle esigenze amatoriali, non dico nel brand Trek, ma in molti casi è così, tanto che ho lanciato un post provocatorio una volta, ma per ridere, per dire perché quel professionista ha l'attacco manubrio così lungo, ci sono state tante risposte, in realtà era perché doveva usare quel telaio. Ottima la scelta, a mio avviso, di guardare ancora molto il mondo professionistico. Perché? Perché le torsioni, le velocità, gli stress che riceve un telaio si ricevono solo, ahimè, o per fortuna, in ambiente professionistico. Per quanto gli amatori vadano forte, fortissimo in questo momento, e rappresentano la mia famiglia, gli amatori, in questo momento. Però attenzione, perché quello che sta succedendo in tante realtà è: eh sì, ma loro sono professionisti e hanno altre esigenze. Ma attenzione, perché è come dire: io guido la macchina, ma sì, io non sono mica in Formula 1, quindi cosa me ne frega della Formula 1? Nelle macchine, gli sviluppi che vengono fatti nell'automobilismo, anche nelle utilitarie, derivano da stress e tensioni che vengono viste in Formula 1. Quindi ottima questa scelta, a mio avviso, di trovare questo equilibrio tra H1 e H2 e trovare l'H1,5, che è frutto della collaborazione con il team professionistico. E ti posso dire che si traduce benissimo nelle esigenze di bike fitting della stragrande maggioranza degli amatori che passano su quella pedana, in cui tante volte ho dovuto magari mettere pipe negative, perché c'era il tubo pilota davanti molto alto. Quindi io sposo appieno questa scelta di trovare l'altezza H1,5 nel tubo pilota davanti. Momento scacciafighe, scusate. No, comunque è una cosa anche che ho visto nei test che abbiamo fatto in giro per l'Italia tra settembre e ottobre. Piace molto l'H1,5 comunque anche alle persone che non fanno parte del mondo professionistico. Quindi secondo me è davvero una scelta azzeccata. Grazie, sì. Rudy, abbiamo visto Gigi che dice: non ho capito che ruote monta. Le ruote sono le nuovissime Eolus RSL 37, profilo da 37. È stato fatto questo profilo intermedio per rendere appunto la rigidità e la leggerezza della bicicletta uniforme, ecco, anche con queste nuove ruote, con il nuovo manubrio, con una nuova sella. È stato tutto progettato intorno a questo nuovissimo telaio. Tra l'altro, sempre in tema di ruote, Giorgio Pedretti scrive: come la vedi con un cerchio più aggressivo? La Sisnatura potrebbe essere un giusto compromesso? Rispondo io? Angelo? Sì? Sì. Tra l'altro, ho visto questa domanda prima, grazie Giorgio, è molto interessante questa domanda. Io ti dico, questo è un cerchio già aggressivo, nel senso che se noi andiamo a mettere un cerchio da 60, sì, a mio avviso la snaturi. Non sono i cerchi da 37 di una volta, sono stondati, hanno un'aerodinamicità. Vedi che ce l'ho fatta a dirlo stavolta. Bravo, grande, ce l'ha fatta. E vai, posso fare Sanremo anch'io? Possiamo brindare dopo. Vai Paolo May, for president. Allora, non lo dico un'altra volta. Questa forma del cerchio è molto interessante.
ma è già aggressiva, perché è un ottimo equilibrio tra quello che serve nei rilanci in pianura e in salita. Sarebbe un controsenso, a mio avviso, con una bici così leggera, montare un cerchio da 60 che poi diventa macchinoso in salita, perché la peculiarità di questa bici, di questa Emonda, è proprio il fatto che nei rilanci, nella sua leggerezza, nella sua pulizia, anche proprio ti sembra di avere una piuma, ma non una, è una piuma che tiene, non è una piuma che flette. Mettere il cerchio da 60, che ne so, sarebbe come comprare una Lotus e poi metterli le ruote di una Jeep, per dirvi, per fare un paragone di tipo automobilistico, per cui le 37 sono un ottimo equilibrio tra quello che serve in salita e poi quello che ti serve nei rilanci e nell'aerodinamica. Grande risposta. Ancora Giorgio Pedretti, racconta un no della bici, se proprio lo devi trovare. Beh, insomma, qua dobbiamo trovare il pelo nell'uovo, mi sembra di capire. Lo troviamo? Vediamo che Thomas ci sta guardando. Un no della bici è facile, l'abbiamo detto, è quello del prezzo, ma così come... se vogliamo, è una critica che possiamo fare a qualsiasi marchio, questo. Quello che ti fa arrabbiare, e ve lo ripeto, io non sono sotto busta paga di Trek, ok? Che mi fa arrabbiare in senso buono da velocista è che ho fatto fatica a trovare delle negatività in questa bici. L'unica cosa in cui probabilmente, ma a ragion veduta non l'abbiamo provata in quel frangente, se io dovessi fare delle volate a 70-80 all'ora, probabilmente la metterei in difficoltà. Non è il suo settore, è nel circuito, non la consiglierei a chi fa i circuiti del mercoledì o chi fa solo circuiti in pianura. Ecco, in quel caso lì non la consiglierei a quei ragazzi che fanno le corse audace, a chi fa i criterium. Ecco, non è una bici adatta a chi fa criterium. Per tutto il resto di ciclisti va ad appagare molti, molti modelli di prestazione del ciclismo. Movimento centrale ceramico sì o no da parte di Roby Traba? E qui lasciamo rispondere Rudy. da tu che ne testi diverse. Sì, se sei uno che tiene bene la bici. Questa è la risposta. Se no, importante sì, sai, come tutti dove ci sono dei ruotismi, dove ci sono degli attriti, è sicuramente una miglioria, devi trattarla bene. Hai un Rolex, devi trattarlo bene. Se no, prendi cose più semplici a livello di movimento centrale. Ho visto che sono state fatte delle scelte anche a livello di manutenzione, adesso non mi ricordo bene, magari Rudy mi può aiutare nel movimento centrale. Sì, è il nuovo movimento 46. Ha fatto, è una scelta anche questo per garantire una maggiore rigidità alla bicicletta. Sì, che rispetto al BB92, anche lì, diciamo che è compatibile con tutti i cuscinetti del mercato, per cui anche lì è abbastanza. Sì, assolutamente, quello sì. Bene. C'è anche un'altra domanda di Luca Ponzelli: perché il telaio al tubo sella integrato? Questa è una scelta di leggerezza, è una cosa diversa rispetto alle altre biciclette, è una questione che si va a guadagnare leggerezza. Grazie Rudy. Questa è la scelta per cui è stato fatto questo tubo sella. Vediamo se ci sono ancora... Che comunque è regolabile, non sono i vecchi tubi sella che dovevi segare e fare... No, assolutamente. C'è il terrore che ci sbagliavi la misura. Ci sono anche due misure di tubi sella, uno più corto, uno più lungo, non bisogna più fare come una volta, no? Okay. Vabbè, ragazzi, che dire... direi che è quasi arrivato il momento topico di questa serata, Angelo, perché dobbiamo brindare. Sì. Sei pronto? Siamo alla fine. Ho visto una domanda che Simone, l'ultima domanda che vorrei rispondere. Ringrazio tutti, Simone Gisto. Ciao Romy. Poi risponderai nei prossimi giorni comunque. Gli risponderò. Ciao Romy. Tutti i cavi integrati, sì. Che mi assorbe bene le sconnessioni, è molto rigida. Assorbe molto bene. Ok, aveva i pneumatici da 28,
Però un po' alla volta riusciamo a rispondere tutti. Grazie, perché ci sono veramente un sacco di domande e quindi, ragazzi, siete fantastici e continuiamo così la prossima volta. È arrivato il momento di brindare. Esatto, è arrivato il momento di brindare al 2021, però. 2021. Diciamo che siamo tutti d'accordo che il 2020 è meglio dimenticarcelo in fretta, giusto? Sì. Brindiamo? Io scommetto che sarà migliore del 2020. Io ci sono. Siete pronti? Adesso io sono pronto con la birra, che non bevo mai. Sto preparando la birra. Non vorrai mica che io abbia il prosecco qui di fianco, no? Giustamente. Vabbè, dai, è un brindisi che facciamo in diretta con tutti quelli che ci hanno seguito da casa in queste puntate e ci seguiranno ancora. Non ci rimane che... Ecco, e allora danza sui pedali, ci dice Maurizio Mariancini. Allora, sta brindando con Maurizio, Cristian Reale. Ciao Cristian, Salvatore, Simone, Anniboli, ciao a tutte le ragazze e ragazzi, cin al 2021, vi vogliamo bene, 2021 di danze sui pedali, seguiteci qui su Endu Channel, più ci seguite, più interagite, più facciamo il programma per voi che siete i protagonisti. Cin a voi ragazzi, vi vogliamo bene. Buon anno a tutti. Buon anno, grazie. Ciao. Buon anno. Buone danze sui pedali. Ciao. Ciao.